Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio su Resident Evil 2. Marvin ci ha appena detto che dobbiamo trovare un passaggio segreto sotto questa statua. Per sbloccare questa statua ci vorranno dei medaglioni o quelli che siano. Quindi, appunto, dobbiamo trovare i tre medaglioni, grazie. Adesso, da quello che mi ricordo, da qui. Io dovrei. Perfetto. Vabbè, questa è la mappa. Io devo rivedere il taccuino. Quindi, qui era leone. Foglia, chiamiamola così, erba e uccello. Quindi, se io questo lo facessi così. Ok, leone. Foglia e uccello. Perfetto. Ok, un medaglione già l'abbiamo preso. Medaglione del leone. Perfetto, un grosso medaglione ornamentale con in rilievo un leone feroce. Ok, beh, credo che lo possiamo mettere direttamente nella statua a questo punto. Perfetto, e uno già l'abbiamo tolto. Wow, So Elliot was right. quindi Elliot aveva ragione. Yeah, but the passage isn't open yet. Ok. Adesso abbiamo il coltello, quindi l'unico modo è quello di fare così. Ok. This is not how I imagined my first day. Vuoi farci niente? Erba verde, pianta verde. Una pianta curativa. Una pianta verde nativa delle montagne Arklay. Ripristina una piccola parte di salute. Proiettili. Mettiamo sempre nella nostra pistola. Ok, da qui in quello là per PlayStation 1 c'era il Ligger, ovvero quell'essere che era tutto pelle scuoiata letteralmente. E fatti con degli artigli enormi. E questo credo che sia appunto stato tagliato, perfetto, sì. Molto realistico sto gioco, Ovviamente, realistico deve sembrarlo. Ah, qua mi ricordo che possiamo mettere poi qua ti serve fiori. Nelle finestre letteralmente possiamo poi mettere anche delle spranghe di legno per bloccarle letteralmente. No, come se poi entra, cioè non so cosa dirti. Qui c'è qualcosa. Munizioni. Sì, lo so che c'è la ricarica automatica, però. Rapporto. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. È stato ordinato a tutto il personale di dare priorità assoluta alla sicurezza dei cittadini, mentre cerchiamo di accogliere quanti più civili possibili. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Ha ucciso un agente e ferito altri tre. Il soggetto è stato subito bloccato. Crediamo si sia trattato di un grave episodio di crisi di nervi dovuto al forte stress. Un'orda ha assaltato la centrale, provocando numerose vittime. Alcuni di noi sono riusciti a rifugiarsi oltre le serrande di emergenza, ma siamo circondati e sarà difficile fuggire. Non so se riusciremo a riparare gli strumenti di comunicazione. Per ora siamo isolati dal mondo. Intorno alle ore 13 si è verificato un altro violento scontro nell'area ovest della centrale. 12 persone sono morte e rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando. David Ford. Ehi là, siamo chiusi. Aia. E dai, dai.
Qui c'era una mappa. Mappa centrale di polizia. Ok. Qui mi sembra sempre una specie di... Ah, ok, con tasto in giù e cerchio vado giro di... Ok, ok, di 180 gradi, vabbè. Ok, quindi andiamo da questa parte. Siamo messi male. Perché ho solo 6 munizioni, eh. O lo faccio senza farmi sentire. Hai sentito? No. Ok. Per favore dimmi che non mi hai sentito. Nota terminale a maglietti. Sembra che il tastierino del terminale degli armadietti manchino dei tasti. Invito il responsabile a trovare dei tasti di ricambio e a sistemarli al più presto possibile. Sai a chi mi riferisco, coglione? Chi altri farebbe un simile casino? Non voglio combatterti, intanto non mi dai niente. Tanto lo so che adesso mi piace. Ok. Ah, dai! Sì, ma corri! Corri! Non va bene, non va bene così. Dai. Qui cosa c'è? Polvere da sparo. Munizione per pistola, polvere da sparo per 2. Ok, ok, ok. Cartucce per fucile, polvere da sparo più polvere da sparo qualità alta. Pistole per munizioni per magnum, polvere da sparo qualità alta, quindi gialla per 2. Non sono rimaste molte munizioni della centrale, quindi fanno il buon uso. Fate buon uso della polvere da sparo che trovate. Vi serviranno munizioni differenti per le varie armi, quindi fate attenzione quando combinate le risorse, oppure non otterrete il risultato sperato. Questo credo che sia polvere da sparo normale. Quindi prendendone 2 di queste già abbiamo munizione. Perché ha detto merda? Tu mi devi ridare il coltello. E muori. Ok, tanto lo so che ti rialzerai. Poi, vediamo qua cosa ci dice. Rapporto sull'operazione. Skippate se non volete sentirmi leggere. Siamo rimasti solo io e altre 3. Niente armi, niente munizioni. Le continue liti ci hanno debilitato mentalmente e fisicamente. Non ce la faremo mai. L'agente Phillips ha proposto di fuggire passando per le fogne. A quanto pare qui sotto c'è un tunnel segreto risalente ai tempi del museo. Prima ero contrario all'idea, ma ora sto valutando seriamente. Sto seriamente iniziando a valutarla. Certo, non abbiamo prove che ci sia un tunnel o che le fogne non siano infestate dagli zombie, ma dall'altra parte... Non voglio neanche stare qui ad aspettare la morte. È un azzardo, ma voglio provare a scoprire qualcosa su questo tunnel. Ok. Intanto là si saranno rialzati. Primo incarico della recluta. Leon, eccoti un caso molto speciale come primo incarico. La tua missione è accedere alla tua scrivania usando le iniziali dei nostri nomi. Inserisce nell'ordine delle nostre postazioni. Ci sono 2 serrature. Una su ciascun lato della tua scrivania. Riuscirai ad aprirle? In sostanza il tuo primo compito è ricordarti i nostri nomi. Ma l'avevi già capito, vero? In bocca al lupo, Leon. A proposito, potresti avere qualche difficoltà nel convincere Scott a darti una risposta. Scott è Braddock, giusto? C'è scritto qualcosa tra le macchie di sangue. Sono felice che tu non sia venuto, recluta. Ok, allora. Io facciamo un piccolo taglio. Prendo carta e penna e mi scrivo Scott e Branagh. Così, tanto per. Rieccomi qua, ragazzi. Quindi, può sembrare una cavolata, ma se conosco bene il Resident Evil. Ok.
Conosco bene Resident Evil, mi serviranno. Ok. Adesso un attimo, io voglio vedere quello che abbiamo preso prima. Questo qua. Sai, io mi scrivo anche questo, eh. Edward. Ma comunque, credo che siano Scott e Branagh, quelli là di prima. Eccoli. Quindi però dobbiamo farlo in senso, con una specie di incenso orario. Branagh, Phillips. E dai, tutte ora. Branagh, Phillips, Edward. Ma voglio vedere. Allora, Branagh. Dov'è la B? No. Allora, P. Non l'ho capita allora. Sti zombie non mi aiutano però. Ok. Ok, facciamo giro giro tondo, eh. B. P. Lo so che siete proprio qui. Ecco, il cazzo è C. Vabbè ragazzi, ci andiamo dopo qua dentro, eh. Ok, ci troviamo dopo. Ah, quindi devo andare qua. Eh sì, ma se non ho munizioni, cavolo. Dai, perché non avevi il coltello. Prendiamo quel coltello. Siamo col coltello, però ridarmelo. Aria sicura? Sembra proprio di sì. Allora, usiamo la prima erba. Ok. Almeno mi dai qualche munizione in più. Polvere da sparo. Ok. Quindi se faccio così, ok, perfetto. Abbiamo ottenuto il trofeo Le basi della sopravvivenza, eh. Benefici medici delle piante. Ora che lo usate, me lo dice. Sin dall'alba dei tempi, l'uomo ha imparato a sfruttare le piante come rimedio medico. In questo volume scopriremo tre piante native delle montagne Arklay. Le piante verdi possono curare le ferite più semplici, le piante blu sono usate per curare l'avvelenamento, piante rosse non avrebbero proprietà curative fino a pochi anni fa. In seguito si è scoperto che se combinate correttamente con altri tipi di piante, ne esaltano le proprietà curative. Secondo un ricercatore, miscelando piante rosse e blu si ricava un composto che rafforza la costituzione. Ok, quindi rosse e blu, che saranno sicuramente le più rare da trovare, saranno più. Ci faranno aumentare la vita? Non lo so. Abbiamo appena iniziato a comprendere il vero potenziale di queste piante e le loro capacità curative. Ulteriori ricerche porteranno di certo risultati ancora più sorprendenti. Perfetto. Macchina. Fotografiche e per il salvataggio. Io direi che questa adesso la possiamo lasciare. Ok, va bene, adesso ci siamo. Il cartello resi dei negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Pianta rossa, così. Ok. Non abbiamo negativi, quindi al momento. Poi credo che anche ci sia. Non so, dei trofei per se si fanno, per esempio, tutti i rullini. Adesso può essere una cosa che.
Allora, io adesso raccolgo tutto. Questo sai, questo te la blocco, eh. Non voglio che entri, eh. Già mi basta. Ok. Adesso ragazzi ritorno lì dove eravamo prima, cercando di vedete il trofeo barricata, cercando di togliere dal mezzo tutti sti zombie. Ok, uno finalmente ce ne siamo tolti. Dove? L'altro. Quest'altro è tolto. Dai. Ok. Chi aveva il mio coltello? L'avevi tu, mi sembra. Posso combinare gli oggetti? Ok, ok. Lo so. Se ti sparo così. Dai, te l'ho colpito però. In testa. Ok. C'era qualcuno che... Oh cavolo. Perché non ti decidi a morire? Ancora potresti essere vivo. Ok. Adesso. Qui c'è una cassaforte. Non ho una combinazione al momento. Quindi lui cosa mi ha detto? Primo incarico della recluta. Inserisci nell'ordine delle nostre postazioni. Ci sono due serrature, una su ciascun lato della tua scrivania. Riuscirai ad aprirle? Ah, ok. Quindi C e F. E allora dovrebbe essere l'altra. Ma non c'è la C. Cioè, presumo che siano i cognomi. B, P. B, P. E qui non c'è nessuno. Ragazzi, taglio e appena ho risolto questo enigma vi faccio sapere. Ok ragazzi, appena vi ho detto che ci dovevamo vedere dopo ho capito com'era l'enigma. Erano le iniziali del nome, non del cognome, quindi qui è M, R e questo presumo che sia la mia, quindi L. Giusto? M e R, sì, MRL. M R. Non c'è. Mi manca l'ultimo, perché cioè non vedo. Allora, questa è una R. Questa è una M. Quindi M, R. G. Ok, va bene. Cosa mi dai? Un caricatore. Caricatore maggiorato. Però me lo dai per... Una modifica per la Matilda che aumenta la capacità del caricatore a 24 colpi, riduce il tempo di carica. E infatti, quindi devo cambiare. Devo cambiare. Devo cambiare pistola adesso.
mi serve. Quindi ritorniamo lì. Sei dolorante? No, perché? Ok, ci prendiamo la Matilda. Ok. Già hai 12 colpi. Un altro trofeo, amante delle modifiche. Ok. Quindi, da questa parte invece, da quello che mi ricordo, qui c'era. Già hanno modificato tutto. Buongiorno. Son of a bitch. Cambiamo. Il coltello non me l'hanno ridato, eh. Da quello che so qui ci dovrebbe essere un cadavere. Oh, basta con questi enigmi. Munizioni, cartucce per il fucile. Va bene. Niente. Cassetta di sicurezza portatile. Premere un tasto per accendere la luce corrispondente. Accenderle tutte per aprire la cassetta di sicurezza portatile. I tasti vanno premuti in un certo ordine. Premendo il tasto errato, tutte le luci si spegneranno e sarà necessario ricominciare. Il solito cassetta di sicurezza portatile. Adesso puoi osservare un oggetto da ogni angolazione selezionandolo e usando il comando esame. Potresti scoprire dettagli molto interessanti. Ok, esaminiamo. Si sente qualcosa anche dentro. C'è la cura dei dettagli, è questo che fa un vero videogioco, già un gioco di AAA, volendo. Allora, questo qua è il classico gioco dove dobbiamo premere dei tasti e dobbiamo scoprire quali sono la sequenza dei tasti. Tipo, no. Quindi adesso poi vi farò vedere una volta finito come funziona. Ecco fatto, ragazzi. Scasso da passeggio, abbiamo ottenuto il trofeo. Cosa troviamo? Un piccolo pezzo di ricambio. Ok, esaminiamolo. No, scusa, non ho fatto combino. Ah, tasto di ricambio. Ok, un tasto che sembra appartenere a un terminale. Non ci sono lettere o numeri scritti sopra. Ok, quindi questo va direttamente dove c'era. Questo non so adesso come aprirlo. Qua mi serve una manopola, una manovella. Questo va direttamente dove c'era il... Intanto lo zombie è scomparso. Indietro, quindi andiamo indietro. Ma come? Ci avevo messo il coso. Ah. Sì, intanto è uguale, cioè non è. Allora io ho. Ah, vero, perché potevo adesso. Allora io posso fare tutto tranne il 3. Quindi 1-0-2 lo possiamo fare. E si apre, giusto? Perfetto. Ok. Molto bello sto gioco, molto ben fatto. 103 è quello che mi servirebbe adesso. 106, un rullino, da quello che ho visto. Ok, si è aperto, sì, è proprio un rullino. Il fucile presumo che sia un 203, una cosa così, proprio perché servono. Ok, 109. Possiamo farlo. Ma forse dobbiamo passare prima dalla cassa.
per liberarci l'inventario, perché al momento già abbiamo diverse cose. Ma perché non me li fa combinare direttamente? Infatti. Però possiamo lasciarle insieme. Ah, qui ci vuole proprio una scheda. Ok. 208 intanto per ora non mi servono. 203, che ho detto. 203 e serve. E ci danno il borsello aumentato, diciamo. Ritorniamo da questa parte. Sviluppiamo la foto. Fotoricordo. Eccola. Lì già c'è una chiave di cuori, da quello che si può capire. Perfetto. Quindi ragazzi, piccolo taglio, vado a prendere le munizioni di prima e ritorniamo nel piano superiore. Eccoci qua ragazzi. Che ti è preso? Ah, ma sei di nuovo quello di prima. Tu che mi dici? Munizioni per la pistola. Ok. Allora, finiamo di esplorare qua. Qui non c'è niente. E qui neanche. Ok. Ah, ho visto una cosa a terra. Pianta rossa, di nuovo. Pianta rossa, infatti. Qui c'è il bagno. Ok, quindi dobbiamo salire. Se io scarto un oggetto, non possono essere recuperati. Grazie che me l'hai scritto, grazie. Almeno un gioco dove lo scrivono. Può sembrare una cavolata, ma almeno un altro. Chiave, che non so dove metterla, ok. Abbiamo la chiave picche. Chiave di picche. Che bello che cambia. Cambia intanto anche il colore della chiave. Quindi i dettagli già ci sono. E poi anche cambia il nome dell'oggetto quando lo visualizzi. Ok, così. Ci si sono aperte molte strade. No, non me lo far affrontare adesso. L'avete visto anche voi, vero? Quello era un Liger. Non ho armi per. Non ho armi. Abbastanza munizioni per. Consulta i documenti. Ah, ok, sì. Cavolo, così mi hai detto che già c'è la. È inquietante. Uno e due, sono inquietanti. Polvere da sparo. Perfetto. Che ottima cosa. Credo che questa adesso non la utilizzerò, però, eh. Solo in caso di necessità. Cosa prendo? Ora non le prendiamo.
Borsello più grande? Perfetto. Ah, due posti, mi hanno aggiunto due posti, ok. Note di uno sconosciuto. Fanculo a questi, a quegli stronzi. Un trofeo abbiamo ottenuto, ho bisogno di spazio. Ho bisogno di spazio. Fanculo a questi stronzi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro. E va bene, vorrei dire che mi divertirò un po' prima che tutto vada a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza. Ho sbarrato la porta e piazzato della C4. Mi basta solo farlo detonare e buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta. Magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga davvero la pena urlare. Sì, darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te, risparmierò gli altri. Chissà che cosa farà. Blaterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me, contro il vostro superiore? Sì, siete proprio dei bravi poliziotti. Peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso, ragazzi, ci manca solo un po' di musica. Ok. Quindi noi possiamo letteralmente entrare. Eccola, qui lì c'è un medaglione che mi servirebbe. E 3, 4, 5, 6 cadaveri. Cadaveri che sicuramente non saranno. Ok. Comunque le munizioni ci sono, non è che non ce ne siano, eh. Ok. Da questa parte quindi abbiamo finito. Io direi di prendere anche questa. Posso mettere qua. Torno indietro un attimo perché vado a riprendere le munizioni che avevamo lasciato qua. Ok, quindi vediamo cosa c'è da questa parte. Marvin, I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Okay. 2 minuti e arrivo. Perché mi sa di caduta? No. Okay. Okay, quasi scende. Lo sapevo. Vattene. Li combattiamo? What the? Ok, scusatemi ragazzi se ode. Ho questi... questi salti. Hai rotto. Shit! Hai rotto le palle. Dai, tutti a terra li sto buttando. No, però girami la visuale. You bastard. Guarda, le munizioni io ce l'ho, eh. Rialzi? Ok. Qui? Libro rosso. Vabbè, questa sarà una cosa da aprire. Un libro vecchio e consumato. Esamina. Apriamolo. Libro di plastica. Ah. Ok. Quindi ci sarà una sorta... Ah, di nuovo vivi siete. Chi è? Ma di nuovo quello di prima! Ma che decidi a morire? Picche? Ok. Allora ragazzi, sono uscito dall'area di prima. Però c'è sempre il solito problema. Allora, ok, qui ci sarà
Tanto qui prendiamo la mappa. Piani superiori. Ok. Qui c'è l'altra medaglia. Andiamo a prenderla. Taccuino, perfetto. Medagliera, pesci, scorpione e acquario, da quello che... pesci, scorpione e acquario. Giusto? Perfetto. Medaglione dell'unicorno. Non possiamo prenderla. No, facciamo così. Ok. Mettimela qui. Ok, perfetto. Da qui vado avanti? No, ok. Quindi andiamo da Marvin, vediamo cosa ha da dirci. Intanto da qui non possiamo proseguire perché qui mi serve come una specie di leva che faccia spostare questo per far sì che io possa andare ad attraversare e andare in una porta che è qui. Ovviamente non può saltare da questa parte. E quindi possiamo andare sì, una specie di shortcut che abbiamo sbloccato. Ok, andiamo da Marvin, vediamo cosa ha da dirci. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Claire. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Ok, ragazzi, credo che anche per questo episodio può essere anche tutto. Vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto quello che avete visto, lasciate un like e se volete anche commentate. Ci vediamo al prossimo episodio.